Do il benvenuto a Salvatore Cazziano, Soldi Expert. Buongiorno Cazziano, ben ritrovato. Grazie, buongiorno a voi. Allora, una giornata che abbiamo detto vede anche degli spunti interessanti su Piazza Affari, comunque so, borse europee che sono abbastanza, dovrebbero partire abbastanza caute e prudenti. C'è il dato sul lavoro americano di venerdì, probabilmente saranno delle giornate un po' attendiste, il dato che potrebbe spostare gli equilibri questo. Beh sì, diciamo che questa settimana non sono grandi dati fino a venerdì, questo dato sulla disoccupazione dove comunque si conferma la forza del locomotore americano che dovrebbe riportare il tasso di disoccupazione intorno al 5,2%, che è veramente un dato che noi in Italia ci sogniamo credo da decenni, e questo sicuramente è il dato più atteso, anche perché poi in realtà la lettura è collegata a come questo dato poi verrà interpretato a settembre nella prossima riunione, dove si tornerà a parlare di tapering, di tassi di interesse e quantitative easing. Sicuramente questo è l'evento della settimana in un contesto in cui non ci sono grandi notizie né grandi tendenze forti, ma vediamo comunque sempre alcuni settori mantenere grandi flussi di acquisto e grande interesse. Penso anche a quello del tema che sta per essere rilanciato un po' delle infrastrutture. Allora, il tech è uno dei temi sicuramente più interessanti in questo momento sul mercato dopo questa presa di posizione molto forte da parte del governo cinese. Quali sono le vostre aspettative, Gazziano? La notizia del divieto in qualche modo delle IPO all'estero da parte dei big tech cinesi è qualcosa che può influenzare, impattare proprio su tutto il settore? Beh, tutto il settore proprio no, perché poi dall'altra parte vediamo che la domanda di tecnologia, di semiconduttori è ai massimi livelli storici, tanto che alcune aziende, adesso l'annuncio di questi giorni proprio di Stellantis e del stabilimento di Melfi di bloccare la produzione, piuttosto che quello che abbiamo visto di tenore analogo in altri posti nel mondo, compreso, ricordiamo, Toyota Giappone, che anche essa ha annunciato qualche settimana fa un fermo alla produzione. Questo dà l'idea proprio di un mondo che in questo momento è in una carenza quasi biblica, perché Toyota, come sappiamo, le aziende giapponesi sono quelle che hanno tradizionalmente più capacità anche cosiddetta della programmazione degli acquisti, e dopo Fukushima Toyota, che all'epoca ebbe grossi problemi su quello che riguardava la fornitura di tutto ciò che riguardava le catene, disse che mai al mondo gli sarebbe potuto capitare una cosa del genere, invece ancora gli è accaduto. Questo significa che sicuramente quello che stiamo attraversando è qualcosa di anomalo come richieste di domanda. Su quello che riguarda la Cina, sicuramente abbiamo visto da quando in pratica sono stati festeggiati 100 anni del Partito Comunista Cinese, è emerso un lato molto più paternalista in questa fase di Xi Jinping del potere in Cina, di entrare su che cosa possono fare e no i cittadini, i giovani, le aziende, e quindi questo sicuramente è un elemento di fastidio, soprattutto in questo momento sulle aziende molto basate sulla Cina o con un mercato di consumatori cinesi, ed è un po' quasi un pendolo che gira dalla parte opposta a quello che avevamo visto lo scorso anno. Dall'altra parte è bene ricordare non solo i dati del PIL cinese e del numero di consumatori, ma anche che all'incirca credo che il 40-43% dei brevetti nel mondo oggi arrivano dalla Cina, quindi questo ci fa dire che al di là di questa situazione che potrà durare sicuramente e dare fastidio, soprattutto aumentare probabilmente lo sconto, come stiamo vedendo, delle società quotate cinesi, soprattutto nel ramo tecnologia e non solo, rispetto a quelle occidentali, questo mercato è difficile pensare che per molti investitori possa completamente scomparire dal radar della propria asset allocation. Grazie, molto, molto chiaro, grazie per la sua analisi, alla prossima, buon lavoro. Buon lavoro.